A proposito di Confederazione Italiana Agricoltori CIA, ricordo che la prossima settimana proporremo i riflessi di un convegno molto importante su variazioni climatiche e carenza idrica, sempre più preoccupante, che è stato organizzato dalla CIA di Chieti. Intanto però vedete PastoMed, questo è un progetto europeo, Interreg 3C è il protocollo dei finanziamenti, così denominato, coinvolge infatti le regioni, ne sono 8 come sentirete nella scheda, Abruzzo e Sardegna sono protagoniste per quanto riguarda l'Italia. In buona sostanza si tratta di verificare quello che poi vuole l'Europa, cioè la possibilità di fare in modo che gli operatori dell'agricoltura diventino anche operatori per la gestione del territorio e dell'ambiente. In questo caso si parla di pastorizia e si parla di prevenzione incendi. Attenzione al territorio e sviluppo sostenibile di tutto quanto ci circonda. Tra i nemici del territorio e del patrimonio forestale, e dunque di una parte fondamentale dell'ambiente del quale facciamo parte, ci sono gli incendi. Per un presidio costante ed efficace del territorio, naturale protagonista è chi vive ed opera nelle zone rurali e montane, e la pastorizia è stata riconosciuta come attività di strategica importanza. Come sappiamo, la politica agricola comunitaria, più volte citata, pone particolare attenzione a questa necessità ed ha impegnato notevoli risorse. Nel seminario di Capestrano, dedicato all'attività della pastorizia con particolare riferimento alla prevenzione incendi, si sono descritte le linee guida di un progetto attuato tra il 2005 e il 2007 denominato PastoMed, termine che nasce dalla felice congiunzione dei termini pastoralismo e mediterraneo. Un progetto che si è sviluppato intorno a 3 concetti fondamentali: scambio di informazioni sulle caratteristiche dell'allevamento pastorale, analisi degli interventi pubblici destinati all'allevamento pastorale, condivisione delle azioni regionali più innovative.